working group di immunoterapia vede coinvolti 15 istituti in tutta Italia a lavorare in rete con degli obiettivi molto ambiziosi. Gli obiettivi sono quelli di riuscire ad identificare meccanismi e terapie che siano il più efficaci possibili per trattare pazienti con il tumore del polmone. E le terapie sono tutte basate sulla possibilità di attivare il sistema immunitario del paziente e riuscire a far sì che il sistema immunitario riconosca ed elimini le cellule tumorali. Negli ultimi anni le maggiori terapie immunomodulanti sono costituite dagli inibitori dei checkpoint immunitari immunologici. Sono terapie che riescono a togliere il freno al sistema immunitario facendo sì che si riattivi, che si rieduchi in modo da riuscire a riconoscere ed eliminare le cellule tumorali. Ed è per questo che il working group negli ultimi 2 anni ha lavorato intensamente in network appunto per riuscire a collezionare tessuti e campioni biologici di pazienti trattati con i checkpoint immunologici, con gli inibitori dei checkpoint immunologici e svolgere un'attività che noi definiamo di multiomica. Cosa significa? Significa che noi partendo dal tessuto del tumore del paziente che è stato trattato con questa terapia immunomodulatoria, noi riusciamo attraverso delle tecnologie innovative, attraverso analisi che noi definiamo high throughput perché sono altamente specialistiche, a profilare il marchio di quel tumore e lo profiliamo a livello di RNA, quindi di acidi nucleici, a livello di DNA, ma soprattutto cerchiamo di capire com'è l'assetto di quello che noi definiamo il microambiente tumorale. Che cosa significa? Significa che il tumore comunica continuamente con tutte le cellule che ha intorno e cerca di corrompere tutto quello che è intorno e soprattutto le cellule del sistema immunitario per riuscire a continuare a crescere. Lo studio del microambiente tumorale permette di capire quali sono i meccanismi che il tumore adotta per corrompere appunto e soprattutto quali sono i meccanismi che fanno sì che il sistema immunitario non riconosca e non uccida le cellule tumorali. Il nostro obiettivo e tutto l'impegno che abbiamo avuto tutti insieme gli istituti che cooperano negli ultimi 2 anni è quello di riuscire a migliorare l'efficacia dell'immunoterapia considerando appunto gli inibitori dei checkpoint. Questo per permettere non solo una migliore efficacia, per permettere che non avvengano dei meccanismi di resistenza che portano poi il paziente a non rispondere più alla terapia. E quindi l'impegno è stato quello di profilare a livello molecolare il tessuto di inizialmente 40 pazienti, ma il programma è quello di raggiungere per la fine dell'anno almeno 60 pazienti e di differenziarli in pazienti che hanno risposto alla terapia o non hanno risposto. I pazienti che hanno risposto diciamo che sono il nostro riferimento, quello che noi vorremmo avvenisse sempre, quindi studiamo in profondità tutti i tratti del tumore di quei pazienti e soprattutto tutti i tratti del sistema immunitario di quel paziente, che ovviamente varia da paziente a paziente. Dall'altra parte ci abbiamo invece i pazienti che progrediscono, che non rispondono alla terapia. Quelli saranno la guida per individuare i meccanismi da bypassare, da targettare per far sì che la terapia con i checkpoint, con il blocco dei checkpoint, possa diventare efficace anche in un paziente che non ha caratteristiche adeguate per rispondere. È un impegno continuo che stiamo cercando di fare avanzare continuamente, guardando quindi al tumore per individuare le varie sottoclassi di microambiente tumorale
E ora, grazie alla nuova tecnologia della single cell, quello che vorremmo e che abbiamo già iniziato ad analizzare è profilare il sistema immunitario del paziente a livello di cellula singola. Questo lo facciamo in stretta collaborazione con un altro working group, che è il working group del polmone, del lung, appunto perché Alleanza contro il cancro ha la possibilità di lavorare in network non solo nell'ambito di un unico working group, ma con gli altri working group, e speriamo peraltro nel prossimo futuro di riuscire ad interagire con altri working group come quello della nutrizione. Perché sappiamo quanto sia fondamentale dieta e nutrizione per la salvaguardia del sistema immunitario del paziente. Se il progetto che fino adesso ho descritto ha quindi l'obiettivo di migliorare l'efficacia dei pazienti trattati con gli inibitori dei checkpoint e di individuare un'efficacia sempre maggiore e delle terapie innovative anche da combinare con l'immunoterapia, per riuscire ad essere competitivi a livello nazionale e a livello internazionale è assolutamente necessario riuscire a costituire dei database importanti con real world data di tutti i pazienti. E il working group di immunoterapia ha disegnato un progetto che viene definito l'Immunoportal di Alleanza contro il cancro, che è un grosso database che dovrebbe contenere i dati clinici di base di tutti i pazienti trattati con i checkpoint inhibitors, non soltanto del polmone, ma di tutte quelle patologie per cui questi farmaci sono registrati e ottenibili dal Servizio Sanitario Nazionale. Questo ci permetterà, ed è veramente un progetto ambizioso, di collezionare senza bias, senza in qualche maniera nessun limite, tutti i dati di base dei pazienti che vengono nei vari istituti trattati con questi farmaci, non soltanto nel polmone, ma nel melanoma, nella testa collo, nella vescica, nel rene, cioè tutte quelle patologie in cui sono stati approvati da AIFA questi farmaci. E questo ci permetterà di diventare in qualche maniera fortemente attrattivi a livello internazionale, perché contiamo di riuscire a creare database di almeno 2000 pazienti nel giro di un anno. I comitati etici di almeno 10 istituti hanno già approvato questo studio, e quindi contiamo nei prossimi mesi di riuscire a costituire questi database in maniera significativa. Questo è fondamentale, perché la possibilità di avere dei database importanti, sia clinici che di dati biologici dei pazienti, permette ai bioinformatici e a tutto quello che riguarda l'analisi di big data la individuazione di tantissime interazioni nell'ambito di uno stesso paziente o di gruppi di pazienti. Ovviamente dobbiamo andare avanti tutti insieme. Speriamo di riuscire ad avere i finanziamenti adeguati, riuscire a coinvolgere personale e giovani sempre più motivati, perché è fondamentale che i giovani ricercatori imparino a lavorare in rete, perché solo il lavoro di rete può portare al miglioramento dei trattamenti e a sempre nuovi trattamenti più efficaci, e soprattutto a riuscire ad individuare con il più possibile precisione quale sia il trattamento adeguato al paziente.
E stiamo non solo ampliando, quindi il prossimo futuro ci vede coinvolti nell'ampliamento della casistica che già abbiamo iniziato ad analizzare, perché più dati abbiamo e più sarà importante, ma soprattutto stiamo cercando di applicare sempre maggiori tecnologie. Ci sono istituti ovviamente che hanno una tecnologia più avanzata, altri che hanno altre tecnologie. Stiamo cercando di prendere il meglio da ogni istituto per raggiungere l'obiettivo. E l'obiettivo è quello di migliorare il trattamento con l'immunoterapia e di avere un'immunoterapia sempre più efficace al servizio dei pazienti che vengono trattati da istituti, che ricordo sono istituti pubblici, con una sanità pubblica sempre più forte.